Guardate che meraviglia, siamo a Campo di Fossa, a ridosso delle mura urbiche, sull'area di una palazzina battuta. Un panorama mozzafiato, ma basta voltarsi e la situazione è tutt'altra. Eccola qui la situazione, ovvero quella di un cumulo di rifiuti abbandonati proprio ai piedi delle mura civiche. Spiccano due frigoriferi ed una lavatrice o lavastoviglie, non si distingue, cioè dei RAEE, i rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici che una volta usciti di casa devono essere conferiti nei centri di raccolta. I frigoriferi di vecchia generazione, in particolare cui questi sembrano appartenere, contengono cloro, fluorocarburi, ovvero i gas dannosi per l'atmosfera. Nello scempio spiccano anche delle tipiche sedie da sala d'attesa. Qui invece siamo sul belvedere di via Persichetti, a pochi minuti a piedi da Campo di Fossa. Anche qui un panorama mozzafiato, sulla destra il Gran Sasso innevato, i tetti e le chiese del centro e spostandosi sulla sinistra tutta la zona ovest dell'Aquila. In questo posto abitualmente si incontrano cani a passeggio con i padroni, alcuni dei quali evidentemente non hanno ben chiaro il concetto di rispetto dell'ambiente e del bene comune, anzi lo ignorano proprio, a giudicare dalla mole di sacchetti contenenti deiezioni canine ai piedi di questa colonnina di cemento. Ma anche al di sopra della colonnina e incastonati nella rete. Non mancano i rifiuti abituali del centro, ovvero le bottiglie di vetro e di plastica, qui in compagnia di accendini, coppette di gelato, vasetti di yogurt e anche di un tappetino di un'automobile. Procedendo su Via Roio, i rifiuti salgono di livello grazie alle barre per la messa in sicurezza degli edifici colpiti dal terremoto. Salvo poi tornare a terra al primo spazio disponibile, adibito a pattumiera costellata di sacchetti con sorpresa. Termina il giro in piazza Rocca di Corno dove, oltre ai bicchieri di plastica, immancabili riappaiono i sacchetti, questa volta azzurri.